La fine del mondo è vicina? Punto interrogativo. Da come si legge nel web, sembra proprio di sì. Infatti, pensate che secondo The End Prophecy, un'associazione molto cristiana, molto cattolica, il 29 luglio 2017, sabato, dovrebbe finire il mondo. Ma io sono convinto che tutto ciò non sia vero, che tutto ciò non corrisponda alla verità e non corrisponda quindi alla realtà dei fatti. È semplicemente una diceria che è stata creata ad hoc, studiata a tavolino, solo per impaurire le persone e creare loro panico, disagio e terrore. Insomma, una vera e propria profezia, shock. Pensate che l'unico modo però per la The End Prophecy per salvarsi sarebbe quello di dare eventuali soldi a loro. Davvero divertente, insomma, come trovata, secondo la mia opinione. Ripeto, per me è una trovata in piena regola che vuole in qualche modo, in qualche maniera, creare panico e seminare terrore nelle persone, negli esseri umani. Ripeto che secondo me non ci sarà alcuna fine del mondo. Grazie, il video termina qua. Chiaramente potrò pure eventualmente sbagliarmi, ma vi ripeto che la fine del mondo ci sarà tra 3 o 4 miliardi di anni quando il Sole fagociterà Mercurio, Venere e la Terra. E a quel punto per noi non ci sarà più niente da fare, chiaramente noi non ci saremo più, saremo diventati polvere e questo pianeta sarà stato fagocitato, quindi ingoiato dal Sole. Grazie ai capitenti di YouTube, il video termina qua, questa è la mia teoria, non credo assolutamente a questa The End Prophecy, secondo cui il 29 luglio 2017, che è, vi ricordo, sabato, ci sarà la fine del nostro pianeta. Grazie, cordiali saluti a voi tutti.